Buonasera a tutti dal Pala Guerrieri di Fabriano, è la quarta giornata del campionato di Lega 2 di basket, secondi due quarti della sfida tra Indesit Fabriano e Coop 7 Rimini. I primi due quarti sono terminati con la Indesit Fabriano in vantaggio 41-29 al termine di due frazioni di gioco giocate veramente bene, soprattutto nella parte difensiva del campo. Dall'altra parte Rimini ha avuto un po' di difficoltà nell'attaccare le difese miste messe in campo da Cavina, alternando zona 2-3, zone press sulla rimessa, veramente molto bene. Ora c'è il fallo di Guarasci su Motram, ma soprattutto su tutti, grande prestazione di Trent Whiting, finora autore di 17 punti per Fabriano, con 4 su 7 da 2, 3 su 5 da 3, 4 rimbalzi arpionati, 4 falli subiti in 20 minuti di gioco. Tiro libero di Motram a segno. La voce che sentite è di Ferruccio Cocco, con me Valerio Mingarelli. Sì, hai detto bene Ferruccio, primi due quarti davvero ottimi da parte del Fabriano Basket, molto brillante la squadra di Cavina, eccezion fatta per 3-4 minuti di anestesia, chiamiamola così, nel primo quarto. Nel secondo quarto poi c'è stata quella che abbiamo visto tutti, cioè la mattanza di Trent Whiting, che davvero ha influito molto nel break scavato dai biancazzurri. Davvero Whiting in una forma come forse non l'avevamo mai visto in Italia. Intanto ottimo movimento in vernice per Peter Guarasci, che davvero non perde un colpo a dispetto dell'età. Dicevo di Fabriano, è vero, Cavina ha anche optato per la difesa a zona 2-3 talvolta. Rimini ogni tanto ha fatto difficoltà nella prima frazione, però bisogna ovviamente continuare a stare molto concentrati, molto attenti, mantenere l'intensità, perché Rimini è fatta di giocatori che la sanno lunga e quindi ogni disattenzione si rischia sempre di pagarla cara. Però Fabriano ha fatto tutto quello che gli chiede il suo coach: velocità, transizione, difesa e presenza a rimbalzo. E questo signore Ferruccio Cocco, che risponde al nome di Neil Motram, che davvero è la lieta notizia di questo primo scampolo di stagione del Fabriano Basket. Intanto ci punisce Omar Thomas. Anche Rimini, quando vuole, può sprigionare la sua forza in transizione. Dopo aver raggiunto il più 14, Fabriano si è fatta rosicchiare un po' di punti da Rimini, 45-34, più 11 in questo momento in favore della formazione bianco-azzurra di casa, dopo 21 minuti e mezzo di gioco. La palla in possesso di Tim Pickett, c'è il raddoppio alto in aiuto di Berkic, apertura per Guarasci che prova la tripla e la mette. Peter Guarasci non è propriamente nel suo repertorio il tiro da tre punti, eppure il giocatore canadese nativo delle Niagara Falls ha infilato questo siluro che sancisce il meno 8 di Rimini. Berkic da 6 metri e il suo tiro lo sbaglia. Rimbalzo controllato da Rimini, la palla termina fuori, la rimessa è per la formazione romagnola allenata da coach Giampiero Ticchi. Cambio per Fabriano, esce Berkic che alterna momenti di ottimo basket ad altre piccole amnesie, ed entra Marco Verginella che, come dicevamo in precedenza, è all'esordio casalingo con la maglia del Fabriano Basket, chiamato in sostituzione dell'infortunato Roberto Casoli. Fino a questo punto Verginella ha messo a segno due punti. 45 Fabriano, 37 Rimini. In attacco la formazione romagnola, c'è l'ultimo tocco da parte di Verginella, la palla è ancora in zona d'attacco per la Coop 7. Si sbraccia coach Demis Cavina, allenatore del Fabriano Basket, dormita un pochettino a centro area della difesa fabrianese, poi ci mette una pezza Motram e costringe ad uscire fuori Pickett, che dal nulla prova un triplone sbagliato, contende il rimbalzo Whiting a Thomas, ma Thomas è molto più alto e prestante di lui e segna il suo nono punto. Attenzione, c'è il break di 10-2 firmato da Rimini. Era quello che non ci eravamo augurati. Rimini sta reagendo piano piano ed ora Terranova è lì a un centimetro da James Collins e non può far altro che segnalare il fallo in attacco. Si è aiutato con le braccia Collins per smarcarsi e quindi altra palla buttata davvero in mezzo a un cespuglio d'ortica per Fabriano, che quindi dà la possibilità a Rimini di rifarsi sotto
non dobbiamo disunirci, non bisogna perdere la calma. Fabriano deve ritrovare la giusta verve che aveva in attacco durante il secondo quarto, dove davvero i ragazzi di Cavina sono stati splendidi, ma soprattutto in difesa bisogna ritornare a mordere, a stringere le maglie, non concedere rimbalzi offensivi come l'ultimo arrivato per Omar Thomas. Ora infatti Collins va con cattiveria a rimbalzo e riesce a districarsi da una situazione fattasi più che incresciosa. Comunque anche in difesa Rimini è salita di colpi Ferruccio in questo avvio di secondo tempo. Questi primi tre minuti sono qui a dimostrarcelo. Ora le proteste per il pubblico del Pala Guerrieri, che voleva forse un fallo sanzionato a favore di Anthony Giovacchini. Comunque ora Rimini è molto più presente a livello di linguaggio del corpo. Fallo in attacco da parte di Whiting, che in penetrazione precipita su Tommaso Rinaldi, e Fabriano è in difficoltà. Molto probabilmente questo fallo poteva anche non esserci. Ad ogni modo, un paio di fischiate degli direttori di gara accoppiate di seguito che stanno un pochettino svantaggiando la formazione bianca-azzurra. 45 Fabriano, 39 Cop 7 Rimini. L'arbitro Terranova consegna palla a Scarone, da questi a Pickett, marcato da Whiting. Situazione falli che vede con due penalità quattro uomini del quintetto fabrianese. Thomas per Guarasci, marcato da Motram. Scarone dentro per Guarasci, cerca di arginarlo Motram. Guarasci si avvicina un pochino e va a segnare un bel canestro. L'interferenza di Collins è irregolare, canestro convalidato. Tredicesimo punto di Peter Guarasci. Molto probabilmente alla prossima disattenzione coach Cavina chiamerà time out. Il break è di 12-2 in favore di Rimini al 24esimo minuto. Whiting scarica per Giovacchini da tre, corto, rimbalzo è di Pickett, l'inerzia della partita che sta scivolando completamente in mano alla formazione romagnola di Giampiero Ticchi. 45-41 il vantaggio risicato di Fabriano. Rinaldi ci prova dalla lunga distanza e va a segno Tommaso Rinaldi, e come prevedevamo time out chiesto da coach Cavina. Primi tre punti per Tommaso Rinaldi, e Pickett che comincia a fare una sceneggiata a centrocampo, dimenticandosi probabilmente di giocare in trasferta. Voleva caricare il pubblico, ma gioca fuori casa, non so quale pubblico voglia caricare. I tifosi riminesi sono una esigua rappresentanza in alto al Pala Guerrieri. Ad ogni modo, tutto sbagliato, tutto da rifare, come direbbe Gino Bartali. Valerio, dal 43-29 del 21esimo più 14 massimo vantaggio, Fabriano si è fatta risucchiare con un break di, udite udite, 15-2 in favore di Rimini. Ora il vantaggio è appena di 45-44 per i biancoazzurri. Tutto da... Esatto, tutto da rifare, quindi vantaggio cospicuo di 12 punti con cui si era andati all'intervallo, totalmente mangiato con un solo boccone da Rimini. In quanto a Team Pickett, quello che abbiamo visto poco fa è niente. D'altronde questo giocatore talentuosissimo è passato più spesso alla ribalta delle cronache per ciò che va combinando fuori dal campo. Grande talento che ha fatto straordinarie cose al college a Florida State, però come detto era anche considerato un prospetto per l'NBA, tant'è che fu scelto nel 2004 al secondo giro dai New Orleans Hornets. Però se non è riuscito a raccogliere i frutti che il suo grande talento gli ha permesso è proprio per come si comporta fuori dal campo. Davvero bizzosissimo Team Pickett, ma ora ancora scintille in campo tra i giocatori di Rimini e quelli di Fabriano. Non dobbiamo cadere nel tranello di farci innervosire dalla difesa fisica comunque che ora sta mettendo in campo la squadra di Team Pickett. Intanto altre sportellate, chiamiamole così, tra Guarasci e Verginella, però è molto più alta ora la difesa di Rimini e Fabriano sta faticando. Risponde Neil Motram, ancora lui. Ferruccio ci leva le castagne dal focolare, davvero un Neil Motram che dimostra davvero non solo di essere un uomo di quantità, ma quando vuole anche un uomo di qualità. Caspita, 8 punti per Neil Motram.
Ben 8 punti. E ora vediamo che cosa sta succedendo. Il problema, ci sono alcune scaramucce nella tribuna nord, intervengono prontamente le forze dell'ordine. Quarto fallo di Tommaso Rinaldi sul parquet. Ci sono state alcune scaramucce in tribuna. Niente di che, si torna a giocare, dice l'arbitro Pascotto. 47 Fabriano, 44 Coop 7 Rimini. Un po' tutto è nato dalle provocazioni di Scarone. Scarone è un giocatore molto esperto che sa come va il gioco, quando la sua squadra la vede in difficoltà non è un caso raro che inizi a creare un po' di baruffa sul parquet, che poi di conseguenza trasporta gli animi anche del pubblico sugli spalti. Era un po' che Scarone ci stava provando a mettere zizzania con Collins, con gli altri giocatori. C'era stato anche un fallo tecnico a Guarasci, mi sembra, quindi due tiri liberi anche per Whiting dopo il supplementare sbagliato da Mottram. Whiting si concentra, va a segno, per lui 18 punti Trent Whiting, 48 Fabriano, 44 Coop 7. E ora ovviamente è infuocatissimo il Palaguerrieri con le due tifoserie che si spizzicano, diciamo così, verbalmente. Comunque è importante questo fallo antisportivo a favore di Fabriano, che ha capitalizzato altri due personali con Trent Whiting, che arriva così a quota 19. Davvero mostruoso l'avvio di campionato dell'americano di Nampa, che qui a Fabriano sta davvero disputando una prima parte di stagione mirabolante. Per quanto riguarda l'Indesit, ora c'è un extra possesso, comunque bisogna mantenere la calma, continuare a giocare in quelli che sono gli spazi concessi dalla difesa di Rimini, comunque molto più aggressiva, e non intestardirsi. Questo subito da Whiting è un ottimo fallo. Cercare di far perdere la Trebison ai due americani di Rimini, Ferruccio, può essere un'arma importante per il proseguio della gara. E il classico detto, chi la fa l'aspetti. Scarone ci ha provato con tutte le sue forze a mettere zizzania in campo, e la conclusione è stata che ha messo più confusione nella sua squadra che per Fabriano, perché c'è stato un fallo tecnico a Guarasci. Ora hanno perso un pochettino anche la testa i due americani, come giustamente dici. Time out chiesto da coach Giampiero Ticchi della Coop 7 Rimini, quando Fabriano è a più 5 e si giova di due tiri liberi con Trent Whiting. Dicevo 49 a 44, uno sguardo un attimo ai realizzatori. Per Fabriano ci sono 19 punti di Whiting, 10 di Collins, 8 di Mottram, sicuramente positivissimo. E poi abbiamo 2 punti di Verginella, 3 di Giovacchini e 2 di Caroldi, 5 di Berkic. Per Rimini 10 Pickett, 13 Guarasci, 11 Thomas, 5 Scarone, 2 Filloe, 3 Rinaldi. Rinaldi che ha 4 falli, ed è una brutta notizia, lo dicevamo in precedenza. Tommaso Rinaldi ha iniziato la stagione molto bene, è un giovane lungo che ha soltanto 20 anni, ma sta segnando già 7,3 punti e 4,7 rimbalzi. Già si vedeva gli scorsi anni che poteva venire fuori un buon prospetto, lo sta dimostrando. Oggi è un po' aggravato dai falli e è limitato in panchina. Esatto, è importante quello che tu hai detto, perché Rinaldi comunque è stato uno dei protagonisti del recupero di Rimini. Tra l'altro ha messo il canestro da 3 punti marcato dall'angolo, che ha ridato a Rimini il meno 1. Quindi l'eventualità di poterlo perdere è chiaramente un coppo sulla testa di Giampiero Ticchi. Comunque non è di questo che si devono preoccupare Berkic e compagni, bensì di ritrovare gli automatismi e la brillantezza, soprattutto in difesa, che avevano nel secondo quarto. Ora altri due personali importantissimi per Trent Whiting, che continua a trivellare la retina. Non abbiamo davvero più aggettivi per lui. Comunque, tornando a quello che tu dicevi, Rinaldi è uno dei tanti giovani che faranno parlare di sé in questo campionato di Lega 2. Nella prima giornata avevamo visto Bolzonella con la maglia di Novara, che era stato il migliore in campo per Attilio Caglia.
oggi questo Rinaldi, che senza dubbio è una pedina importante in una squadra solida e attrezzata come è la Coop 7 Rimini. Coop 7 Rimini che ovviamente ora ci crede, nonostante Fabriano si sia riportata sul più 7, è chiaro che Rimini è riuscita a raddrizzare una situazione che si era fatta complessa, e Team Pickett ancora trova un altro grandissimo canestro, a dimostrazione Ferruccio che questo qui con le mani comunque ci sa fare, sarà pur matto ma ci sa fare. Lo scorso anno condannò Fabriano a una pesante sconfitta segnando 32 punti con 6 su 8 da 2 e 6 su 8 da 3, speriamo che oggi non ripeta quella mirabolante performance. Intanto c'è un fallo su Verginella che era andato in penetrazione, Fabriano è avanti di 5, 51 a 46 dopo 25 minuti e mezzo. Due tiri liberi in arrivo per Marco Verginella che fino a questo momento ha messo a segno due punti. Verginella nelle ultime due stagioni aveva giocato prima a Udine e poi a Reggio Calabria in Serie A1. Verginella mette il suo primo personale, mani molto buone per questo sloveno, anche lui parla molto bene l'italiano in quanto essendo nato nel pressi del confine gravita sotto l'influenza italica. Quarto punto di Verginella, Fabriano è di nuovo a più 7, 53 a 46. In possesso di palla Pickett che funge da playmaker, su di lui c'è Whiting, palla a Scarone. Verginella cerca di limitare sotto canestro Zanus Fortes, molto bene, allora si va da Guarasci, Scarone cerca un varco, esce Motram in body check, lo limita e Scarone sbaglia, rimbalzo però di Omar Thomas in attacco che come un gatto recupera la palla, la rapina e segna il suo undicesimo punto. Ha cresciuto la distanza Omar Thomas dopo un avvio caratterizzato da parecchi errori, più 5 Fabriano. Partita ancora lunghissima, ci sono 14 minuti da giocare, Collins dalla lunga non va, rimbalzo comodo da parte di Cristiano Zanus Fortes, l'ex di turno, come dicevamo in apertura, ex a Fabriano, ha giocato nell'allora Faber del 97-98. Pickett va in avvicinamento, gran giro dorsale di Team Pickett, che giocatore ragazzi, 13 per questo Moretto che... è davvero un crack per la categoria quando decide di mettersi a giocare. Verginella va dalla lunghissima distanza, Verginella un tiro corto e senza troppo senso, fallo di Motram in rimbalzo d'attacco, ma una venialità che onestamente si poteva anche, su cui si poteva soprassedere. Beh sì, questo lo definirei un fischio così fatto per aumentare il frastuono che c'è qui al Palaguerrieri, però l'Indesit ora sta un po' cedendo anche sul piano fisico, purtroppo è quello che è accaduto anche nelle ultime due gare, quella di Castelletto Ticino vinta e quella del Palamadigan di Montecatini di 7 giorni fa, purtroppo persa dopo un supplementare quando i biancazzurri avevano condotto le danze per 37 minuti. Fabriano non deve accontentarsi del tiro da fuori, ecco, chiudere come qui la difesa. Intanto ancora Terranova, protagonista con il suo fischietto, un fallo. A me mi era sembrata comunque buona la difesa di James Collins. Si vede che l'ala di Jacksonville si è aiutata con le mani e quindi ci saranno due tiri liberi ancora per Omar Thomas, che ci sembra molto molto più pimpante rispetto all'avvio di gara. Tornando a Fabriano in attacco, ci si sta accontentando un po' troppo, Ferruccio, di qualche soluzione ancora con 15 secondi sul cronometro dell'azione, e non ultimi i tiri da tre punti tentati prima da Collins poi da Verginella, finiti entrambi corti. Non dobbiamo farci prendere dalla frenesia ma continuare ad avere pazienza, far girare il pallone, perché Rimini comunque sta difendendo forte, però Fabriano è vero che gli sta dando una grossa mano, forse con un gioco offensivo troppo affrettato. Cerca di mescolare un po' le carte Cavina, mette dentro Berkic e Bonaiuti, due giocatori che possono essere pericolosi anche creando dal palleggio in situazioni lontano da canestro. C'è però l'inflazione dei passi di Verginella, altra palla persa di Fabriano che ora guida soltanto di un punto, 53 a 52 dopo 27 minuti di gioco. Esce Thomas ed entra Filloi per Rimini, rimessa per la formazione romagnola targata anche quest'anno Coop 7 sulle maglie. Scarone porta avanti la palla, su di lui c'è Caroldi. Scarone, blocco di Zanus Fortes,
buona l'uscita, il raddoppio di Verginella che però scopre un pochettino l'area, e allora Guarasci solo soletto va a segnare il suo 15° punto ed è il vantaggio di Rimini. Attenzione al 27° minuto, Rimini con Guarasci passa in vantaggio 53-54 ed è la prima volta che lo fa dalle battute proprio iniziali. Bonaiuti, sul quale c'era probabilmente il fallo di Zanos Fortas, non fischiano più niente gli arbitri, Bonaiuti cerca di trovare una soluzione estemporanea da fuori, il tiro non va, rimbalzo di Zanos Fortas, palla a Piquet, si è anche otturato un pochettino il fischietto degli arbitri nei confronti di Fabriano Piquet, tiro difficilissimo, sbagliato, rimbalzo di Verginella che fa una buona cosa, Caroldi rischia di perdere palla, poi va da Verginella, ancora il playmaker nativo di Venezia lo scorso anno a Imola, Mattia Caroldi, marcato da Filloi, blocco di Verginella, Collins cerca di sbloccarsi e trova il triplone, James Collins, una tripla dall'importanza capitale perché ridà il vantaggio di Fabriano, è un sospiro di sollievo. Sì, boccata d'ossigeno davvero di importanza indicibile per Fabriano con questo canestro da oltre l'arco da parte di James Collins. Ora Scarone qui si aiuta, addirittura alla faccia tosta di andare a chiedere il fallo, ma comunque l'italo-argentino è furbo e non si smentisce. Comunque Fabriano ora sembra tornata a giocare, ora Verginella trova il canestro in zona pitturata dopo alcuni momenti, Ferruccio, di siccità offensiva assoluta. Fabriano sembra un po' essere ripartita, il meccanismo sembrava inceppato, non irreversibilmente, però certo è che i biancazzurri stavano facendo davvero fatica. Ora Rimini fortunatamente sta dando una mano a Berkic e compagni con qualche forzatura di troppo, prima Piquet, ora Scarone, che tra l'altro viene anche pizzicato da qualche fischio del pubblico del Pala Guerrieri. Comunque due di vantaggio Ferruccio per questi ultimi secondi del terzo quarto, però la cui inerzia, dicevi tu giustamente, è stata tutta appannaggio dei romagnoli. Sì, Fabriano sta cercando di limitare un pochettino i danni, è ancora in vantaggio di due, ma Rimini è cresciuta ed è cresciuta molto soprattutto in difesa, si vede che difendono molto con le mani, molto alti, in questo caso c'è stato il fallo di Zanos Fortas, però in precedenza le difese forti hanno contribuito a palle recuperate. Due tiri liberi in arrivo per David Berkic, autore fino a questo momento di soltanto di 5 punti. David Berkic va il suo primo personale, 6 per lui, primo tiro libero a segno, 59-56 per Fabriano, 35 secondi al termine del terzo quarto. Berkic si concentra per la seconda soluzione e mette anche questa, 7 per lui, Fabriano è a più 4, in attacco Rimini con Filloi, marcato da Collins, ancora Filloi, supera la metà campo, difesa individuale di Fabriano, Filloi, blocco di Vitale, ne è entrato sul parquet, Scarone, quintetto abbastanza piccolo da parte di Rimini, Zanos Fortas con il suo classico semigancio va a segnare suo primo canestro, Cristiano Zanos Fortas, 10 secondi soltanto per completare l'azione prima del fine del terzo quarto, Bonaiuti con il kicking move da tre, non va, rimbalzo di Zanos Fortas e tiro da centrocampo di Piquet sulla sirena che non va, finisce il terzo quarto con Fabriano in vantaggio appena di due lunghezze, 60-58 sulla COP 7 Rimini, a dopo. Quarto ed ultimo quarto di questa sfida tra Indesit Fabriano e COP 7 Rimini. Fabriano in vantaggio appena di 2, 60-58, dopo aver maramaldeggiato sui cugini romagnoli, avanti anche di 14 Fabriano nel corso dei primi due quarti, poi nella terza frazione è il ritorno di Rimini sull'equilibrio. La voce che sentite di Ferruccio Cocco, con me c'è Valerio Bingarelli, qui c'è la parola per presentare questi ultimi 10 minuti tutti d'un fiato. Esatto, saranno 10 minuti palpitanti dove praticamente le due squadre partono alla pari, Rimini ha dato segnali un po' più convincenti in questo terzo quarto. Comunque speriamo che Fabriano, proprio ora che Cavina ha fatto rifiatare Whiting che lo ha reinserito in avvio di quarto periodo,
speriamo che Fabriano, ecco, riesca a fare una ottima ultima frazione, che si sia concessa già il jolly del sonno domenicale durante il terzo quarto. Comunque c'è da dire che per quanto riguarda il Palaguerrieri, una novità, ne avevamo parlato prima, per la prima volta nella ultra ventennale storia del Fabriano Basket nel professionismo abbiamo potuto ammirare le cheerleader qui al Palaguerrieri, una novità, sintomo anche questo, intanto ennesima palla in pacco dono per Rimini, questa volta da Fabriano, e tutto solo viene lasciato vitale per il tiro da tre punti che sancisce Ferruccio il sorpasso. Dicevo delle cheerleader, come avevi detto tu in precedenza, Ferruccio, questo è un segnale molto importante della grande voglia, del grande entusiasmo che ha questa nuova società capitanata da Federico Mellone intorno a questa squadra. Ora Whiting va a rispondere di prepotenza assoluta a Rimini. Certo è però che ora le soluzioni facili sono tutte per la squadra di Ticchi, mentre Fabriano deve certe volte andare più con la spada che con il fioretto per trovare due punti. Fabriano ha bisogno di punti e li trova, si affida a Whiting che è il più forte giocatore che ha a disposizione. Intanto Thomas va a segnare ancora, avvicinandosi a canestro. Quindicesimo punto di Thomas, Rimini ancora avanti di 1, 62 a 63 qui al Palaguerrieri, quando mancano 8 minuti alla fine della partita. Carotti, possesso di palla, cerca di trovare una soluzione, va al tiro sbagliato, e non è sicuramente da Carotti che bisogna andare in queste fasi cruciali della partita. Bisogna ritrovare il miglior Whiting e dopo i minuti di fiato rimettere Collins, che è già pronto sul cubo del cambio insieme al pre-titolare Giovacchini, e intanto un'altra conclusione completamente errabonda da parte di Carotti. Non so che cosa abbia in testa in questi momenti, si è preso due tiri in transizione senza nessuno dei suoi compagni a rimbalzo, e non essendo Michael Jordan, diciamo, bene avere fiducia in se stessi, però stiamo giocando una partita qui, 7 minuti e mezzo alla fine. Thomas in avvicinamento e sbaglia, ma recupera il rimbalzo, che gazzella, c'è anche il fallo. Molto molto bene Thomas, 17 punti per Omar Thomas, e tiro libero supplementare, più 3 Rimini, massimo vantaggio da parte della formazione romagnola. E Ferruccio, tanto lo sapevamo, questi due statunitensi di Rimini sono due giaguari e ora stanno praticamente facendo valere tutto il loro atletismo su questa partita. Completa il gioco da tre punti Omar Thomas, che davvero sembra un altro in questo secondo tempo, e ora addirittura run and jump, pressing a tutto campo per Rimini, che vuole davvero andare a mettere tutti i 10 polpastrelli delle dita su questa partita. Fabriano è in difficoltà, comunque non deve tentare di forzare troppo, e James Collins che va a mettere una grossa pezza sul momento, diciamo così, di difficoltà da parte di Fabriano. Certo è però che dovremmo trovare un po' più di continuità in questi quasi 7 minuti che mancano. Questo è il miglior quintetto che ha a disposizione tecnicamente Cavina, e con Collins fresco, grande rimbalzo di Virginella. Intanto Whiting va a subire il fallo di Zanus Portas, che forse neanche c'era. In ogni modo, finalmente un fischio a favore di Fabriano, anche se dubbio, e lo prendiamo molto volentieri, visto che i tre grigi fino a questo momento hanno fatto perdere un pochettino la bilancia delle proprie decisioni nei confronti dei riminesi. Cambio per Fabriano, esce Berkic, entra Mottram. Dicevo, questo è Collins di cui ha bisogno Fabriano. Collins è un gran giocatore, è un po' giù di condizione, ha qualche annetto, ma è un giocatore che tecnicamente ha una classe come pochi altri giocatori americani nel campionato di 2. E in questi momenti decisivi è a lui e a Whiting che Fabriano deve dare il pallone, senza tante invenzioni, senza tante cavolate. 65 Fabriano, 66 Cop 7 Rimini, 6:42 al termine della partita. Whiting si concentra dalla lunetta e va a segnare il suo 24esimo punto.
si avvicina verso il suo consueto ampio bottino giornaliero, Trent Whiting, giocatore di 1,85 m, 30 anni, 66 pari. Whiting a segno, 25 per lui, più uno Fabriano, cambio per Rimini, esce Filloi ed entra Guarasci, va con le due torri, con le Twin Towers, coach Ticchi, con i suoi due centri, ovvero Zanus Fortes e Guarasci, cercando di mettere più peso possibile sotto canestro. Fabriano ha rimesso Motram nel frattempo. Vitale, più uno Fabriano, 6,5 al termine. Scarone rimane sul blocco Whiting, recupera Scarone a centro area, va a servire Guarasci, c'è il fallo su Guarasci da parte di Motram e, se non sbaglio, è il quarto fallo di Motram. Ai ai ai, quattro falli di Motram. E questa davvero è una notizia molto brutta per Fabriano, infatti quarto fallo di Motram è decisivo, in quanto ora il canguro pivot ex Melbourne Tigers dovrà ovviamente limitarsi in difesa e non potrà essere convinto come sempre sugli aiuti, in quanto è dotato di ottimo tempismo per la stoppata. Dicevi tu giustamente che Ticchi, con il reinserimento da parte di cabina di Motram, si è adeguato e ha a sua volta rimandato sul parquet le due torri riminesi, vale a dire Cristiano Zanus Fortes e Peter Guarasci, che ora sbaglia il secondo personale, quindi 0-2. L'invasione è sanzionata dall'arbitro Masi a Cristiano Zanus Fortes, quindi pericolo scampato per i biancazzurri. Certo è però che quel quarto fallo di Motram, con 6-16 da giocare, non lascia tranquillo Demis Cavina. Finora tanti minuti giocati senza l'australiano sul parquet, però è chiaro, se non altro per lo spazio che riesce a occupare in area, il suo contributo è importante. Ora va a sbagliare un tiro da distanza ravvicinata, Fabriano fa fatica, poi fallo davvero senza troppi complimenti da Virginella su Scarone che poi ci mette sempre del suo, con atteggiamenti che francamente lasciano il tempo che trovano. È un fallo onesto di Virginella, un fallo deciso. Scarone logicamente deve farsi un credito anche nei confronti dell'arbitro e quindi sceneggiare un pochettino qualsiasi situazione di cui è protagonista. Non bisogna cadere nei suoi tranelli, perché Scarone comunque alla fine può incartarsi da solo. Infatti va a sbagliare il primo tiro libero a sua disposizione. Più uno Fabriano, 5,55 al termine, mette il secondo German Scarone, 8 punti per il Gaucho, 67 pari, partita in estremo equilibrio. La storia ci racconta di una infinità di sfide tra Rimini e Fabriano, ben 32, con 20 vittorie di Rimini e 12 di Fabriano. Ne potremo raccontare a bizzeffe. Ora seguiamo questa partita, purtroppo c'è la palla persa da parte di Fabriano con una cattiva interpretazione dell'azione da parte di Collins e Motram. 67 pari, 5,40 al termine. Rimessa in zona difensiva per Rimini, palla a Scarone e poi a Thomas, 5,30 alla fine. Vitale, Scarone, Guarasci cerca un compagno, buona la difesa di Fabriano che non lascia spazi. Scarone cerca di avvicinarsi, va a un tiro molto difficile, lo sbaglia, rimbalzo di Virginella, apertura immediata per Collins prende un'autostrada davanti a sé, va a subire il fallo di Vitale. Ci poteva stare anche l'antisportivo, ma tutto sommato va bene così. Due tiri liberi per Collins e Valerio, mi sta piacendo molto Virginella. Sì, Virginella grande presenza anche a rimbalzo in difesa, quindi a dimostrazione che sì, è un giocatore molto valido in attacco, ma che sa rendersi utile in più ambiti. Però in attacco bisogna segnalare che ora Fabriano è sorretta da un James Collins che ovviamente ora si sta un po' innalzando al di sopra degli altri. Purtroppo sbaglia questo secondo tiro libero personale, comunque Collins ora sta facendo valere anche la sua esperienza in attacco. Collins, lo ricordiamo, che comunque
è uno dei giocatori su cui Cavina nei momenti topici delle partite fa più affidamento e non potrebbe essere altrimenti. Ora un solo striminzito punticino di vantaggio. C'è da dire che Rimini non ha saputo capitalizzare al meglio. Ora Zanus davvero alle braccia di travertino, Cristiano Zanus Fortes, nonostante si siano letteralmente abbracciati a lui i giocatori della Indesit, Fabriano è riuscito a trovare la coordinazione per buttare la palla sul cristallo e trovare il potenziale gioco da tre punti. Questa è una giocata davvero importante per l'ex di turno. Comunque ancora un rimbalzo di Verginella, sempre più presente e sempre più mister utilità in questa partita. C'è da dire comunque che in attacco continuiamo, diciamo così, a procedere. E Collins! Procediamo, ecco, con le fiammate come questa da parte di James Collins, che mette un altro pilastro sulla sua già buonissima partita. I suoi punti arrivano così a 20 e quindi Collins, che possiamo dirlo, ha giocato la sua prima grande partita qui in Riva Algiano, però dall'altra parte risponde Vitali. La grande capacità di Rimini, Ferruccio, di trovare in ogni possesso un protagonista diverso. Sì, sta ruotando molto bene gli uomini, Ticchi ottiene parecchio da tutti. Tornando a Fabriano, ora in attacco con Whiting, su di lui ci va a finire il pivot Zanus Fortes, c'è un mismatch, cerca di attaccarlo Whiting e infatti trova subito il canestro contro il più lento Zanus Fortes. 27 per Whiting, più 2 Fabriano, 3:40 alla fine, partita ancora tutta da giocarsi, punto a punto. Fabriano ha due certezze, gli americani, com'era una volta con gli americani di Mangano, quando avevamo Murphy e Spriggs o Solomon e Israel. E su di loro bisogna fare affidamento. Poi c'è Zanus Fortes che, come sempre, da ex di turno, come capita per gli ex di turno, tira fuori un paio di conigli dal cilindro, come in questa circostanza. Zanus Fortes, per lui si tratta del sesto punto, c'è anche il tiro libero supplementare. Parità, sempre parità, sempre parità, si va sul punto a punto, 73-73, 3 minuti e mezzo alla fine. Supplementari per Cristiano Zanus Fortes, anche lui veneziano, giramondo dei parquet, che ha avuto la sua migliore militanza a Varese, dove ha vinto anche uno scudetto nel 98-99, proprio dopo essersene andato da Fabriano, dove aveva giocato nel 97-98. Whiting in attacco, parità, 3:20 al termine. Berkic, Collins in penetrazione, spezza la difesa, va da Giovacchini, solo, sbaglia, rimbalzo di Guarasci. Giovacchini, mano di pietra in questa partita. Ricordiamo, Giovacchini si era anche fatto male giovedì in allenamento, una brutta ricaduta sul polso che vedete fasciato, il polso sinistro, quello della sua mano forte, è mancino infatti, quindi molto probabilmente non ha piena mobilità sulla mano e ha sbagliato molto. Thomas va dentro, fallo di Motram, fischiato in ritardo da Terranova, poteva anche un pochettino soprassedere. E finisce qui la partita di Neil Motram, purtroppo per lui. Ora ovviamente dovremmo fare gioco forza di necessità virtù, giocando praticamente senza un lungo di ruolo, ma d'altronde l'abbiamo fatto per ampi frangenti di questa gara. Ferruccio, ci attende l'ennesimo attentato alle coronarie con questo finale al photo finish. D'altronde, se la memoria storica non mi abbandona, come hai detto tu, nei tanti incontri passati tra Rimini e Fabriano, tanti se ne sono decisi davvero in finali a Cardiopalma. Ricordo nella prima metà degli anni 90 i finali con i Middleton, i Dennis Williams, i Bob McAdoo e via dicendo. Quindi altra partita che si deciderà in volata, per usare gergo ciclistico. Ora Omar Thomas realizza il primo personale, manda bersaglio anche il secondo, quindi più 2 Rimini. Ferruccio, 2:48 da giocare, anche un tiro libero sbagliato, una palla persa di troppo in questo finale così acceso possono essere decisivi. Ecco, sono stato buon profeta, purtroppo per Rimini. Cattivo profeta sei stato, perché Fabriano ha perso una palla imbarazzante con Whiting, Pickett fa saltare lo stesso Whiting, poi sbaglia, rimbalzo fabrianese, palla a Giovacchini,
meno 2 Fabriano, palla in mano, 2 minuti e 20 al termine. Berche ci fa saltare Guarasci, poi va da Verginella che trova un bel sottomano rovesciato che però è un pochino corto. Il rimbalzo è di Zanos Fortes, palla a Piquet, meno 2 Fabriano, ora in difesa. 2 minuti al termine della partita, ora Fabriano ha bisogno anche del contributo del proprio pubblico e invece onestamente vedo tanta gente, ma molta gente troppo seduta comodamente in tribuna senza sostenere energicamente la propria squadra. Questo è abbastanza inusuale per Fabriano. Time out chiesto dalla COP7 Rimini da coach Giampiero Ticchi per organizzare questi ultimi 2 minuti di fuoco. Riassumiamo un attimo la situazione. Indesit Fabriano 73, COP 7 Rimini. In vantaggio il Romagnoli a 1 minuto e 55 secondi dal termine. Migliori realizzatori per Fabriano: Whiting 27, Collins 20, per Rimini Thomas 22 e Guarasci 15. Guarasci molto presente. Guarasci molto presente e una COP 7 Rimini che comunque fa del gioco di squadra, imbastisce tutto sul collettivo la sua grande forza, nonostante ha due americani che hanno tutte le carte in regola per essere due grandi solisti come Piquet e Thomas. Ora saranno fondamentali le indicazioni che entrambi i coach daranno alle due squadre. Cavina cercherà con tutta la grinta di cui è in possesso di dare la carica, di cercare le ultime goccioline di energie dal serbatoio della Indesit, dove si è attinto molto in questa partita, purtroppo forse troppo nei primi due quarti, dove hanno giocato alla morte, al fulmicotone, i biancazzurri, e ora sono un po' in debito d'ossigeno. Comunque ora non c'è più tempo per stare a guardare a chi ha più birra in serbatoio, bisogna giocare alla morte questi 2 minuti scarsi e soprattutto cercare anche di caricarsi con qualche azione dei singoli, e penso ovviamente a Trent Whiting che, per quanto riguarda il gioco offensivo, è ovviamente la pietra angolare del gioco della Indesit Fabriano. Termina con un piede fuori dalla linea laterale Whiting e Fabriano perde palla. 73 Indesit, 75 COP 7, 1 minuto e 33 secondi al termine. Coach Cavina chiama time out per organizzare quest'ultima parte di gara decisiva per la sua squadra. 73 a 75, dicevamo. Rimini ha 6 punti in classifica, Fabriano ne ha 4. Rimini ha imbattuta 3 su 3 fino a questo momento. Fabriano ha perso soltanto domenica scorsa a Montecatini. Una vittoria oggi significherebbe il riaggancio ai riminesi, sarebbe molto importante. Ad ogni modo, si deciderà tutto negli scampoli conclusivi di gara, mentre evoluiscono a centrocampo le cheerleaders. Il pubblico è in attesa della ripresa del gioco per gustarsi questi ultimi minuti e 33 secondi. Diamo il dato degli abbonati: 1141 sono gli abbonati del Fabriano Basket quest'anno, un numero comunque buono per quanto riguarda la Lega 2. Fabriano, diceva Valerio, ha una nuova proprietà quest'anno, il nuovo sponsor Indesit, il presidente Federico Mellone, amministratore unico, e general manager Ferenc Bartocci. Nuovi inserimenti anche negli organici tecnici per cercare di gettare le basi per divertirsi nel gioco della pallacanestro. Andiamo in cronaca diretta, 1 minuto e 30 alla fine. Thomas si beve tutto il campo, sbaglia, rimbalzone di Berkic, apertura per Giovacchini, meno 2 Fabriano, palla in mano, Giovacchini per Collins, subito per Whiting, da 3 Whiting, è corto, rimbalzo per un attimo controllato da Thomas che poi consegna la sfera al proprio compagno Piquet, ora in possesso di palla. 1 minuto e 8 al termine, 73 Fabriano, 75 Rimini, tutti col fiato sospeso al Palaguerrieri in questa sfida.
Piquet va al tiro, sbaglia, autocanestro credo di Collins o interferenza di Piquet. Ad ogni modo più 4 a un minuto dalla fine, 73 a 77 al 50 secondi dal termine, fallo di Piquet su Giovacchini. Allora riassumiamo un attimo la situazione, sembrava che il rimbalzo fosse appannaggio di Collins, poi Piquet ci ha messo una mano, la palla è carambolata nel canestro e Rimini è a più 4 a 50 secondi e 3 a 50 secondi e 3 decimi dal termine. Ora c'è una rimessa in zona d'attacco per Fabriano, un cambio credo, no, un altro time out e la situazione si complica. Valerio, si complica perché, ecco, come dicevi tu, anche la buona sorte sembra essersi schierata con i romagnoli. Come hai detto tu, sembrava un rimbalzo già arpionato per James Collins, invece la traiettoria della palla è diventata più che pazza e è finita in fondo al cesto fabrianese, e questo vale il punto numero 77 per Rimini contro i 73 di Fabriano. E ora ci sono solo 50 secondi e 3 decimi per ribaltare una situazione difficile, anche perché Ferruccio, abbiamo visto che c'è difficoltà comunque in attacco. Anche ora siamo riusciti a portare a casa un fallo in una penetrazione comunque così a testa bassa, diciamo, da parte di Anthony Giovacchini, che fortunatamente ha subito il contatto da parte di Tim Piquet. Anche prima il tiro da parte di Whiting è finito molto corto, facciamo difficoltà a trovare la via del canestro, procurarci un fallo, a essere attivi e brillanti come invece siamo stati durante il primo tempo. Ed è chiaro, quando devi recuperare 4 punti e hai già 39 minuti sul groppone, ovviamente reperire energie importanti diventa difficile. Berkic da 3 non va, l'ultimo a toccare è un giocatore di Rimini, assolutamente. Palla è di Fabriano, dice l'arbitro Masi, l'arbitro di coda. Rimessa in zona d'attacco per Fabriano con 45 secondi e 8 decimi da giocare. Si procede all'asciugatura del parquet per queste fasi decisive della sfida. 73 Fabriano, 77 Rimini. Fabriano deve trovare un canestro, poi attuare una buona difesa, accoppiare un paio di giocate preziose per ribaltare la situazione. Viceversa, varrà il vantaggio di Rimini. Pensieroso coach Cavina a bordo campo. In palio ci sono due punti molto importanti già in questo avvio di stagione, soprattutto per il morale, per andare avanti con grinta, con determinazione nel prosieguo del campionato che è iniziato appena da 3 giornate. Collins, difficoltà nella rimessa, si va da Berkic, fallo di Guarasci su Berkic, giusta fischiata dell'arbitro Pascotto di Portogruaro. 2 tiri liberi per David Berkic, terzo fallo di Guarasci. E ora in lunetta ovviamente bisognerà essere chirurgici, perché non possiamo più concederci errori. Importante questo fischio da parte di Terranova, che ha premiato David Berkic. Netto il colpo di Guarasci sulle braccia del prodotto del vivaio della Virtus Bologna, che fortunatamente per noi manda a bersaglio il primo tiro libero, anche il secondo, 2 da recuperare. Ora Ferruccio, questo possesso di Rimini diventa fondamentale e Fabriano dovrà difendere con gli occhi iniettati di sangue. Difesa alta di Collins su Thomas, 30 secondi al termine, meno 2 Fabriano in difesa. Piquet, bisogna recuperare questa palla, bisogna assolutamente costringere Rimini all'errore. Piquet a centro area, tiro difficile, non va, rimbalzo controllato, no, l'ultimo tocco è di Whiting, dice l'arbitro Pascotto. 20 secondi al termine e palla in attacco per Rimini, quindi può andare addirittura fino alla fine la formazione riminese. 20 secondi al termine, c'è subito
la pressione di Whiting nel tentativo di recuperare palla. Fallo di Whiting a 15 secondi dal termine. Fallo Fabriano, 15 Whiting. 75 Fabriano, 77 Rimini, terzo fallo di Whiting. Due tiri liberi in arrivo per German Scarone. La speranza di Fabriano è che Scarone ne sbagli almeno uno, così da avere la possibilità di andare a un tiro da tre punti. Scarone segna invece, German Scarone, suo primo tiro libero, 9 per lui. 75 Fabriano, 78 Rimini. Controlla il piazzamento dei compagni Scarone, va con il secondo. È sbagliato, il rimbalzo però è di Zanus Fortes e la partita si può dire che finisca qui. Grande amnesia difensiva a rimbalzo da parte di Fabriano, la palla su rimbalzo lungo è carambolata in mano a Cristiano Zanus Fortes, pivot avversario. 10 secondi al termine, poi c'è il fallo immediato per bloccare il cronometro, fallo di Whiting, quarta penalità per lui, ma ora non conta più. 75 Fabriano, 78 Cop 7. Scarone dovrebbe sbagliarli entrambi e Fabriano spererebbe in un tiro veloce da tre punti, ma Scarone mette con un po' di fortuna il primo. La partita è andata, più 4 Rimini, un peccato perché Fabriano ha giocato molto molto bene i primi due quarti, poi Rimini però è tornata in campo dopo l'intervallo con una determinazione assurda, assurda, stratosferica, soprattutto in difesa, e ha vinto questa partita meritatamente, direi, perché due quarti a testa, i riminesi hanno avuto maggiore lucidità nel finale ed è giusto che si portino a casa questi due punti. 3 secondi mancano in verità al termine e andiamo per i saluti. Il prossimo appuntamento è domenica per la Indesit Fabriano a Caserta contro la Pepsi. Da Ferruccio Cocco è tutto, per la chiusura lascio la parola a Valerio che commenterà questi ultimi secondi finali. Sì, credo che quel rimbalzo offensivo concesso sul libero sbagliato da Scarone farà perdere il sonno a tutto l'entourage fabrianese. Davvero un'occasione di poter tenere accesa la fiammella della speranza buttata via. Rimini vince con merito, ma d'altronde in più di un addetto ai lavori aveva pronosticato la squadra di Giampiero Ticchi come una delle protagoniste. E quindi un bel filotto di 4 su 4 per la squadra romagnola. Fabriano dovrà ovviamente riassestarsi e cercare di affrontare il prossimo impegno lontano dal Pala Guerrieri nel miglior modo possibile, ma soprattutto cercare di spalmare le energie durante tutti i 40 minuti e non essere protagonista, come purtroppo è successo nelle ultime tre partite giocate, di vistosi cali nel finale di gara. Io ringrazio tutti voi per la cortese attenzione e vi do appuntamento alla prossima gara dell'Indesit Fabriano Basket. Arrivederci.